Ciao amici, benvenuti e bentornati qui sul mio canale. Oggi un nuovo video in cui andiamo a truccarci insieme. Faremo una full face quasi con un unico brand, un brand di cui sinceramente non sento parlare molto spesso e mi dispiace un po' perché secondo me ha dei prodotti molto interessanti, quindi oggi voglio andare a conoscere questo brand insieme a voi. Infatti, questo è un video first impression con un sacco di prodotti del brand Naja Leari Beauty. Io vi lascio giù in info box tutti quanti i link dei prodotti che vi mostrerò oggi. Vi lascio i link al sito se volete andare a scoprire anche gli altri prodotti in gamma e non solo, vi lascio anche un codice sconto del 20% se volete provare anche voi questo brand o se magari già lo conoscete se volete fare scorta. Mi è arrivato infatti un pacchettino, tra l'altro dentro è tutto rosa, con un sacco di prodotti, ma davvero davvero tantissimi. Allora raga, per farvi capire, questo qui è il pacco meraviglioso che ho ricevuto da Naja Leari Beauty. Guardate quanti prodotti che abbiamo all'interno. Prima però di iniziare a testarli insieme, voglio lasciarvi una promo davvero imperdibile che sarà valida fino a fine agosto, quindi se state vedendo questo video in tempo, approfittatene perché promo così difficilmente le troverete. Infatti, se al checkout sul sito Naja Leari Beauty applicherete il codice Giulia20, avrete il 20% su una spesa minima di 59 euro, ma il codice sconto si applica anche sui prodotti in saldo. È l'occasione migliore per provare questo brand, quindi mi raccomando, se avete la curiosità di provare questo brand o se già lo conoscete e vi piace o conoscete alcuni prodotti che su di voi funzionano, fate scorta con il codice sconto perché dopo non so se avrò altre promo disponibili. Quindi direi di iniziare. Ovviamente vi ricordo di lasciare un pollice in su se volete altri video a tema makeup, altri video in cui proviamo brand e mi raccomando, non dimenticate anche di iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti quanti i prossimi video e iniziamo a truccarci. Ok, iniziamo con il primo prodotto che abbiamo da provare insieme, ossia il fondotinta. Io vi lascerò lungo il video le varie informazioni come prezzo, tonalità, una breve descrizione, vi lascerò giù in info box tutti quanti i prodotti, i link dei prodotti che vi mostro, quindi non preoccupatevi che tutte le informazioni utili le trovate nel video. E ero troppo curiosa di provare questo che è il Lasting Veil Foundation, disponibile in 6 tonalità. Io ho scelto la tonalità 105 biscotto rosato, spero di aver scelto bene. Il pack è questo qui, ve lo faccio vedere anche da vicino. Devo dire che i pack di Naja Leari sono molto molto belli. Non so se riuscite a vedere, ma sul tappo sono incisi tutti dei fiorellini. E è un fondotinta, ho anche sotto l'iPad per leggervi un po' le descrizioni. A lunga tenuta per un trucco perfetto fino a sera. Una formula oil free, quindi pelli grasse come me all'ascolto. Promette di essere un fondotinta con copertura modulabile che minimizza le discromie della pelle e uniforma l'incarnato, attenua le occhiaie e le imperfezioni cutanee. Avremo comunque anche un correttore da utilizzare nella zona del contorno occhi, però intanto andiamo a provare questo fondotinta. Allora, la tonalità mi sembra un po' scura così a primo acchito, però al massimo l'andremo poi a sistemare con una cipria. Lo vado a stendere con una spugnetta piatta, che sono le mie preferite, e ne applico un po'. Sì, è scuro. È scurissimo. Dopo lo sistemerò un po' scuro. Ho pensato che, essendo comunque estate, una tonalità un pochino più scura probabilmente sarebbe stata la mia, però mi sa che questo qua lo utilizzerò molto a settembre perché è un pochino troppo scuro. Dopo comunque sistemerò sicuramente con una cipria. Allora, fondotinta applicato, scuro, non scurissimo, fortunatamente forse riesco ancora a sistemarlo con una cipria. Allora, devo dire che ne ho applicato una quantità non eccessiva. Non mi piace andare a caricare troppo di fondotinta perché mi piace la mia pelle, la skincare che sto facendo funziona, quindi fondotinta hanno un bel effetto senza applicarne quintali. Ha una coprenza media, non full coverage, però io apprezzo sinceramente, e comunque è modulabile, dicono, quindi potete anche applicarne un po' di più. Si è steso molto bene, lo percepisco già abbastanza asciutto, quindi anche per le pelli più grasse secondo me si può adattare e devo dire che ha un finish bello naturale, veramente molto molto interessante. Prossimo prodotto abbiamo il correttore. Questo è l'Ultimate Cover Concealer, un correttore in pot ad elevata coprenza, disponibile in 4 tonalità. Io ho preso la 02 beige naturale. Forse avrei dovuto prenderla più chiara, però avrebbe fatto molto contrasto con il fondotinta. Allora, pack stupendo. Guardate che bello, con tutti questi fiorellini al di sopra. Lo vado ad aprire. Sì, sembra un po' scuro anche questo.
Allora, questo qui è il pack e questo qui è il correttore. Davvero molto semplice il pack, ma bello d'effetto. Questo qui è un correttore in crema ad elevata coprenza, in grado di coprire macchie, occhiaie e imperfezioni. Dice di avere una texture densa ma incredibilmente leggera, facile da applicare e da sfumare. Per l'applicazione penso che andrò con un pennello piatto e lo applico poco alla volta, sfumandolo mano a mano. Ha anche un piccolo specchietto, quindi può essere anche utilizzato per andare ad applicare il prodotto. Lo applico poco alla volta in questa zona. Beh no, come tonalità direi che ci siamo. Piccola premessa, io non sono una fan dei correttori in pottino perché trovo che comunque siano un po' più scomodi da utilizzare rispetto a quelli in crema, però so che molto spesso i correttori in pottino lavorano molto molto bene, quindi noi proviamo. Allora, ho applicato il correttore da questo lato. Allora, mi ritrovo molto con la descrizione del brand che dice è un correttore denso ma facilmente sfumabile e cremoso, perché effettivamente è in crema ma non è liquido, diciamo, è proprio cremoso come dice il brand. Va a illuminare molto il viso, perché se vedete da questo lato rispetto che da questo ho illuminato molto, e come coprenza secondo me anche qui siamo su una coprenza media che si può stratificare. Prossimo step, andiamo a fissare la nostra base. Come sapete io ho pelle grassa, quindi non posso mai fare senza una cipria. Oggi proviamo insieme la Skin Carrots Pressed Powder, cipria compatta uniformante. Pack anche lui meraviglioso, guardate che bello, abbiamo il nome del brand e tutti questi fiorellini. Tutti quanti i pack hanno questo packaging dorato, ve lo faccio vedere anche da vicino. Questo qui è il pack. All'interno abbiamo la nostra cipria, che arriva con anche questa spugnetta che però non credo andremo a utilizzare. La tonalità che ho scelto io, non so se si legge, è la 01 beige caldo ed è disponibile in 3 tonalità. Spero non sia scura anche lei, ma dopo le vacanze secondo me questi prodotti saranno perfetti per il mio incarnato. Si tratta di una cipria compatta, uniformante e opacizzante per un incarnato senza effetto lucido, quindi anche lei è pensata per le pelli che tendono magari a lucidarsi durante la giornata. Vi segnalo che sul sito sono disponibili anche delle ciprie in polvere libera, se preferite quel tipo di cipria, ovviamente si scontano del 20%. Ha una texture incredibilmente morbida e settosa per un comfort estremo, finish matte naturale, fissa il make-up, uniforma il colorito e attenua la visibilità di rughe, pori e segni di stanchezza. E noi andiamo a provarla. La applico prima con un pad nella zona del contorno occhi, andiamo in questo modo. Magari la applico prima su metà viso, così possiamo vedere l'effetto che dà. Ok, andiamo su metà viso con il pad e con un pennello ampio vado a spolverarla picchiettando sul resto del viso, dove comunque vado semplicemente a dare un tocco di cipria. Allora, su questa metà non ho applicato la cipria, su questa metà sì. Il fondotinta comunque non necessita di cipria se ad esempio avete pelle secca, secondo me, perché come vedete è comunque asciutto. Però devo dire che con la cipria fa un effetto molto più uniformato, molto più levigato. Anche i pori, forse in videocamera non notate tanto, in questa zona sono più visibili. Quindi direi che la cipria è molto interessante. Ho percepito la sua texture molto molto leggera, quasi non la percepite anche al tatto, è proprio un velo sottile di cipria. E ora la vado ad applicare anche. Ok, direi che la nostra base c'è, devo dire niente male finora, il finish è stupendo perché la mia pelle è uniforme, levigata, ma non è appesantita, non ho il mascherone classico, anzi, prodotti veramente naturali, leggeri. L'unica cosa forse è la tonalità leggermente un po' calda e un po' scura per i miei gusti, però ovviamente andrò poi magari a ordinare le tonalità che più fanno per me. Andiamo ora a dare tridimensionalità al viso, uno step che sapete io amo follemente, e andiamo ad applicare il Fancy Sun Bronzer. Questo qui è il bronzer La Terra abbronzante effetto naturale, disponibile in 4 tonalità, di cui 3 sono matte e una ha dei leggeri riflessi perlati. Però se vi piacciono i bronzer illuminanti, sul sito di Nigel Leary Beauty trovate anche un bronzer illuminante, ve lo segnalo. E io ho scelto la tonalità 03 cannella.
Questo qui è il pack del bronzer, anche lui è dorato, però abbiamo la particolarità che davanti ha questa parte rosata con i nostri fiorellini nasoleari. Questo qui è il pack, sempre stupendo, e questa qui è la tonalità che ho scelto io. Adoro il fatto che anche sulla cialda, non so se lo vedete, c'è proprio la texture dei fiorellini e il nome del brand. E vi parlo un attimo di questo Fancy Sun Bronzer. Ha un tocco setoso e dona alla pelle un colorato radioso, delicatamente abbronzato come dopo una giornata di sole. Facile da sfumare, sublima l'incarnato e mantiene morbido grazie alle preziose sfere di acido ialuronico, molto interessante, donando un aspetto levigato uniforme. Quindi stiamo applicando anche acido ialuronico, molto molto interessante. Dove lo applico? Allora, io solitamente lo applico in questa zona per andare a scaldare lo zigomo. Lo applico un pochino sulla fronte per andare a renderla otticamente un pochino più più corta, più piccola, più bassa, non so come si dice, e lo vado anche ad applicare un pochino in questa zona del contorno, specialmente qua sotto. Allora, bronzer applicato, si sfuma veramente benissimo, in 3 secondi con il pennello, movimenti circolari, si sfuma molto molto bene. Texture, si vede, questo qua è opaco sicuramente, non vi so dire qual è la tonalità perlata, però sicuramente non è questa. Molto molto bello, devo dire che dà proprio quell'effetto abbronzato ma non troppo extra, quindi mi piace molto. Sicuramente lui entrerà nella mia collezione giornaliera, proprio i prodotti che utilizzo quotidianamente, perché è davvero molto molto bello. Purtroppo non ho un blush da applicare con voi di Nasoleari Beauty, in futuro spero di provare i loro blush, hanno diverse scelte, e quindi ho applicato un blush velocemente e passiamo all'illuminante. Due opzioni, quindi Nasoleari, lasciatemi dire, ha una gamma prodotti per tutti i gusti, perché ha cipre compatte, cipre in polvere libera, fondotinta compatti, fondotinta in polvere, blush illuminanti in gocce, blush illuminanti compatti, ha davvero tanta scelta di prodotti. Abbiamo da un lato la Bright Potion Highlighter, quindi queste gocce illuminanti. Io ho scelto la tonalità 02 oro liquido e abbiamo questo pack meraviglioso, ve lo faccio vedere anche da vicino, ha questo pack tutto quanto dorato, bellissimo. E non credo che oggi proveremo queste gocce, però vi faccio vedere la meraviglia, si vede proprio che sono meravigliose. Tra l'altro queste le vorrei provare anche sul corpo, tipo in questa zona quando metto magari una canottiera, secondo me in estate, perché no, si può anche fare questo piccolo trucchetto. Invece quello che andiamo a provare noi insieme oggi è il Velvet Moon Highlighter, questo è un illuminante compatto, diciamo. Vado un attimo a recuperare le tonalità in cui è disponibile. Illuminante cremoso dal tocco leggero e balmy, abbiamo pack con i nostri fiorellini e il nome del brand, e questo qui è l'illuminante. Però mi sta venendo un dubbio, questo è un illuminante viso e contorno occhi, quindi forse questa è più una cipria illuminante. Vado a recuperarmi la descrizione sul sito perché voglio capire meglio. Allora, vi dico subito che questo illuminante è disponibile solamente in questa tonalità, che è la 01 Aurora, prezzo 22 euro. Vi leggo un attimo perché non capivo se era un illuminante da usare anche su tutto il viso, quindi più una cipria illuminante, o un vero e proprio illuminante. Qui parla di illuminante viso e contorno occhi dal tocco cremoso, quindi adesso poi lo applichiamo, potrebbe essere un illuminante molto leggero che si può usare per andare a illuminare proprio tutte le zone del viso. Però dice anche: elevata percentuale di perle micronizzate, permette di scolpire il viso con zone di luce e illuminare lo sguardo. Allora, facciamo così, io inizio applicandolo con il mio pennello per l'illuminante nelle classiche zone da illuminante, vediamo com'è, se dovesse essere troppo poco magari andiamo ad applicare anche qualche goccina di quello liquido, proviamolo. Sì, effettivamente come illuminante siamo molto sul naturale. Che non è un difetto, perché comunque per tutti i giorni questo può essere un illuminante perfetto. Diciamo che in estate come illuminante a me piace andare comunque con qualcosa di bello intenso. Questo sicuramente si può utilizzare un pochino più su
tutte le zone del viso. Io, avendo pelle grassa, non potrei sicuramente cospargermi la faccia di questo illuminante, ma quasi quasi proviamo anche le goccine. Ma cosa ne dite se proviamo anche questo? Tanto siamo qui per sperimentare e provare questo brand. Allora, io ne metto però un pochino sulla mano, perché wow, sembra oro, veramente oro. E anche se non amo applicare i prodotti con il dito, in questo caso penso che andrò ad applicare un pochino di illuminante col dito. Non amo applicare gli illuminanti liquidi, io devo essere sincera, perché molto spesso mi si crea questo effetto proprio strisciata, quindi vado con cautela e lo picchietto. Ecco, questo se volete qualcosa di extra, sicuramente. Adesso lo vado un po' a sfumare con un tocco di cipria. Se volete qualcosa di extra, sicuramente questo qui. Ci sta anche. Comunque non so cosa si vedrà, però secondo me questo è un ottimo illuminante anche per il corpo, perché guardate, lascia proprio un effetto perle. Non so come farvelo vedere, perché secondo me c'è troppa luce per farvi notare questo effetto, ma dà proprio un tocco, a parte che lo percepisco asciutto, non lo percepisco bagnato, dà proprio un tocco dorato, che secondo me con l'abbronzatura magari al mare, veramente bellissimo. Quindi perché no, qualche goccina secondo me anche sul corpo ci può stare. Vado a sistemare le sopracciglia, fisso la mia base e poi passiamo agli occhi. Passiamo agli occhi. Uno dei prodotti più famosi del brand è sicuramente l'Absolute Stay High Shadow, questo ombretto in stick dalla pigmentazione elevata, facilità nella sfumabilità e un ombretto a lunga durata. Disponibile in 6 colorazioni, io ho la 03 oro perlato. In estate io amo gli ombretti un po' doratini, che danno proprio quel tocco luminoso, dorato, bello, abbronzato, insomma ci sta secondo me in estate. Allora, questo qui è il pack del nostro ombretto, si intravede già un po' il colore, ma una volta aperto, vediamo se riesco a farvi vedere, questo qui è l'ombretto, come vedete bello doratino. Cosa ci dice Najoleari Beauty riguardo a questo ombretto? Ombretto in stick a lunghissima tenuta e resistente all'acqua, quindi questo potete utilizzarlo anche se magari andate al mare. Ovviamente non vi consiglio di fare una full face e buttarvi in acqua, però sicuramente se vi dovesse capitare questo ombretto rimarrà lì. Absolute Stay Eyeshadow è facile da applicare e sfumare grazie alla formula cremosa e scorrevole, da rilascio colore immediato. Una volta asciutto l'ombretto si fissa e rimane inalterato per tutto il giorno, un look perfetto senza sbavature, e noi chi siamo per non provarlo. Allora, ne applico un pochino sull'occhio e lo vado a sfumare subito, perché solitamente questi ombretti è meglio applicarli, sfumarli subito e poi lasciarli lì tutto quanto il giorno. Che bello! Un pochino su tutta quanta la palpebra, bello! E lo vado a sfumare lungo la palpebra. Facile da applicare, cioè, diciamoci la verità, col caldo chi ha che voglia di stare lì con una palette, farsi un make up super elaborato. Invece guardate con che facilità ho applicato questo ombretto. Io ne applico ancora un po' perché mi piace un effetto bello intenso, e lo vado a sfumare semplicemente, che poi devo dire che sì, lo sfumo, ma non ha neanche troppo bisogno di essere sfumato, perché guardate che bello già di suo. Abbiamo un altro prodotto occhi molto interessante, non credo che lo utilizzeremo oggi insieme, adesso vedo, perché avendo già applicato il nostro ombretto stupendo, però mi è appena venuta un'idea, forse mi è venuta un'idea. Allora, abbiamo lo Sparkling Queen Mascara Liner, parla di eyeliner e mascara 2 in 1. Questo qui dice di essere un eyeliner e mascara glitter 2 in 1, questo qui è il pack, come vedete abbiamo... questo argento è la colorazione 01, argento siderale, ed è disponibile anche in oro. E abbiamo questo applicatore. Abbiamo sia l'applicatore a punta dell'eyeliner, questo, ma abbiamo anche lungo l'applicatore delle leggere venature, non so come dire, che forse lo potrebbero rendere un mascara. Ok, ha uno sfondo quasi trasparente. Non so se si vede perché c'è troppa luce,
uno sfondo quasi trasparente e tutti questi glitter. Questo ce lo vedo un sacco per fare tipo o una riga all'interno dell'occhio, cosa che penso farò, o un eyeliner esterno, o forse anche utilizzato su tutto l'occhio, non lo so. Facciamo così. Adesso vorrei applicarlo un pochino all'interno per dare un altro tocco luminoso, in questo modo, qui, seguendo... No, che meraviglia! No, raga, io spero che si veda. L'ho applicato seguendo la mia curvatura dell'occhio, lo applico fino a metà. Stupendo, mi verrebbe da fare anche... Non esageriamo, raga, non esageriamo. Che bello. Spero che in videocamera renda, perché è meraviglioso. Credo di essermi appena innamorata di un ombretto. Si può? Di un eyeliner. Cioè, in realtà è tipo un ombretto eyeliner. No, è meraviglioso, raga. Cioè, questo per l'estate con un bel vestito di perle o comunque riflettente è stupendo. Aspettate. Vediamo se riuscite a percepire. Che meraviglia. Allora, facciamo una cosa. Ho qui anche un mascara da provare, quindi applichiamo il mascara e dopo torniamo un attimo su questo eyeliner mascara 2 in 1, perché voglio provarlo anche come mascara, perché dice di dare un tocco scintillante al nostro mascara classico. Quindi testiamo prima questo mascara. Sapete che io amo provare nuovi mascara, io amo lo step del bronzer, lo step del mascara, sono proprio i miei step preferiti in assoluto. E quindi proviamo il Click on Me Waterproof Mascara. Il pack con queste gocce ci ricorda che abbiamo un mascara waterproof, e andiamo a vedere il pack. Questo qui è il nostro pack del mascara, si chiama Click on Me perché per aprirlo cliccate il tappo e lui si apre. Questo qui è lo scovolino, molto interessante, leggermente a clessidra, non eccessivamente cicciotto ma neanche super super snello. Andiamo a vedere se è morbido. Sì, non morbidissimo. E abbiamo un mascara waterproof per un effetto volume e definizione immediate. Lo speciale blend di cera di origine naturale contribuisce a garantire la lunga tenuta resistendo all'acqua, quindi può essere un attimo alleato in estate. Alla prima passata le ciglia appaiono definite e separate, le successive passate donano un volume intenso senza appesantire. E noi lo proviamo immediatamente. Non vado a utilizzare un primer mascara, quindi un primer di quelli trasparenti o bianchi, perché quando provo nuovi mascara preferisco provarli da soli, però come sapete io utilizzo tantissimi primer mascara. Oggi non lo faremo. Quindi vado semplicemente a piegare leggermente le mie ciglia e lo proviamo. Ok, andiamo a fare la prima passata, che dovrebbe pettinare e definire le nostre ciglia. Quindi pettiniamo. Ok, questa è una prima passata leggera di Click on Me Mascara. Noto che ha pettinato molto bene le ciglia, non le ha appiccicate tra di loro assolutamente, anzi le ha distese e allungate un po'. E ora vado a fare una seconda passata che promette di dare volume, cosa che a me piace tantissimo. Quindi andiamo con una seconda passata. Apprezzo il fatto che lo scovolino non abbia, diciamo, troppo prodotto, non sia impregnato di prodotto, perché così siamo sicure che non si creerà un effetto grumo, un effetto troppo extra o troppo spacciugato, diciamo. E andiamo con la seconda passata. Parto il più possibile all'attaccatura delle ciglia per rendere anche nera la mia banda delle ciglia. Ok, due passate del Click on Me Mascara e l'ho applicata anche nelle ciglia inferiori. Raga, questo per me è un enorme sì. Mettetelo nel carrello immediatamente, compratelo, guardate che meraviglia. Mi piace perché unisce tante cose che cerco da un mascara, perché io amo i mascara volumizzanti, molto spesso però i mascara volumizzanti mi appiccicano insieme le ciglia, mi danno quell'effetto di ciglia tutte scasinate, tutte disordinate. Invece lui pettina bene, le divide, fa molto effetto ventaglio, quelle esterne ovviamente più lunghe, quelle interne sono sempre un po' più corte, ma dà proprio questo effetto ventaglio e dà volume e lunghezza.
pettina. Insomma, questo raga per me è un super 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 sì, quindi questo va nel carrello subito. Applicateci il 20%, ordinatelo immediatamente perché è stupendo. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, ma direi che parla da solo. Siamo arrivati all'ultimo prodotto, labbra. Questo è il Click on Me Spicy Lip Liner. Ebbene sì, questo è un lip... cosa ho detto? Lip liner? Click on Me Spicy Lip Plumper. Questo è un lip gloss volumizzante, di quelli che vanno a pizzicare, che vi dà un effetto labbra rimpolpate, volumizzate, effetto filler. La tonalità che ho io è l'unica disponibile, che è la 01 Spicy Glam. Labbra turgide e sensuali in pochi istanti, lucida labbra volumizzante che enfatizza il volume delle labbra in pochi minuti dopo l'applicazione, ne esalta il colore con una delicata e naturale sfumatura rosata. Vado un attimo ad applicare una matita per dare un effetto più contornato delle labbra, più preciso, e poi lo andiamo a provare. Però vi mostro intanto il pack. Questo qui è il nostro pack. Abbiamo anche qua il sistema Click on Me, quindi clicchi e esce il prodotto, esce lo scovolino. Questo qui è lo scovolino. Allora, ho applicato un velo di matita nel contorno labbra e ora vado ad applicare questo gloss. Prima di tutto mi piace che non sia appiccicoso, cioè le labbra non si appiccicano, non fanno i filini, non è sgradevole da tenere su. Sento già che comincia un po' a pizzicare, l'ho applicato da 20 secondi. L'effetto è molto bello, guardate, ha leggermente delle perle, dà quel tocco un po' luminoso. Sta cominciando un pochino a pizzicare, quindi questo qui è appena applicato. Posso dirvi che a distanza di 10-15 minuti, forse 20, non pizzica più tanto. Tutto sommato però devo dire che l'effetto è molto bello, vedo le labbra più rimpolpate, più volumizzate. Mi stavo quasi dimenticando che vi ho promesso che proviamo anche questo eyeliner mascara. Come mascara, vado un attimo a pulire lo scovolino perché non vorrei riempirmi di glitter ovunque. Questo è il mascara Click on Me Volume Mascara Waterproof, molto bello. E ora andiamo un attimo con lo scovolino. No raga, posso dire? Geniale, no, questo è geniale. Ecco, l'unica cosa, fatico ad arrivare al centro perché andrei con l'eyeliner a spataccarmi tutto quanto il naso. No raga, cioè questo è il prodotto perfetto per trasformare un look da giorno in look da sera, perché immaginatevi me con l'ombretto, quello solamente glitterato che ho applicato su tutta la palpebra, il mascara che magari vado in ufficio. Poi alla sera vado a fare aperitivo in spiaggia e applico questo eyeliner all'interno della palpebra e sul mascara, e ho trasformato il look da giorno in look da sera. Questo è geniale, raga. Questo prodotto, posso dire, non so perché non se ne parla, ma pochi brand hanno prodotti così innovativi, geniali, multiuso, veramente interessante. Andiamo anche di là. Ok amici, io direi che siamo arrivati alla fine di questo make-up. In realtà non ho capito se in videocamera voi vedete i glitter sulle ciglia, spero davvero di sì, però con tutte queste luci non lo so. Allora, cosa dire raga? Posso dirvi, l'unico prodotto che sinceramente non riacquisterei dopo aver fatto tutto questo video è il lip gloss. L'effetto è molto bello, ma come vi dicevo poco fa, non sto a ripetervelo, per me è troppo piccante. Ma vi devo dire raga che tutto il resto... davvero sono sconvolta. Guardate la mia base, è meravigliosa. Sicuramente la tonalità della mia base è troppo scura, questo però non è un difetto del prodotto. Andrò sicuramente a ordinare le colorazioni più adatte a me, anche se posso dire, secondo me in settembre, che spero di essere un po' più abbronzata, potrebbero andare bene perché non sono eccessivamente scure. Ma al di là delle colorazioni, il finish è stupendo. Il fondotinta è meraviglioso, la cipria ha uniformato tutto quanto, il correttore non è pesante, non è andato nelle pieghe, è proprio un contorno occhi liscio. Prodotti occhi top, anche il mascara bellissimo, l'ombretto non è andato nelle pieghe, lo vedete, è ancora perfetto, non è assolutamente andato nelle pieghe della palpebra, cosa che tanti prodotti fanno. Raga, io vi direi veramente di prendere tutto.
Guardate che bel make up che ho realizzato con questi prodotti. Io mi chiedo perché non si parli di questo brand. Per me è veramente assurdo. Io spero che questo video sia stato utile per farvi conoscere questo brand, per farvi capire quanti prodotti sono di qualità e per avervi un po' invogliato a provare questo brand, soprattutto perché, come vi ho detto, avete anche il 20% di sconto su tutto, anche sui prodotti attualmente in offerta. Ovviamente se avete domande, curiosità, eccetera, scrivetemele nei commenti che vi rispondo a tutto quanto. Fatemi sapere se vi piace il make-up che ho realizzato, che secondo me ci sta come make-up estivo perché non è pesante anche sugli occhi, ma ha quel tocco un po' estivo, un po' giocoso come i glitter che danno proprio quel tocco in più. E io vi ringrazio ovviamente per aver visto il video fin qui, spero di avervi tenuto compagnia così come voi l'avete tenuta a me. Vi ricordo che giù in info box trovate tutte quante le informazioni utili relativamente a Nagio Leari Beauty, ma anche relativamente a tutti quanti i brand con cui collaboro, quindi vari codici sconto e vari link per applicare i codici sconto. E niente, sono super contenta perché quando provo nuovi brand e rimango soddisfatta, per me non c'è cosa più bella. E niente, grazie mille per avermi tenuto compagnia, io vi aspetto numerosa nel prossimo video. Non dimenticate di lasciare un pollice in su e di iscrivervi, che per me conta tantissimo. E noi ci vediamo nel prossimo video, spero di vedervi super numerosi. Ciao!